non solo di avere i vertici nei due ingegneri civili che abbiamo qui in Giovellino. Quindi saluto e ringrazio l'ingegnere Lampino, il dirigente del genere civile di Avellino, e del dottore Davide, dirigente del genere civile di Avellino, nonché dell'ingegnere Orlando, che anche lui poi farà una relazione. Come sapete, funzionario del genere di Avellino, che si occupa appunto delle verifiche delle adesso spese deposito, pura autorizzazione. Quindi l'altro corso si era chiuso con il genere civile. Ringrazio tra le altre cose, stavo dimenticando il professore Calderoni, che extra programma oggi è voluto essere con noi qui per chiudere questo corso, perché appunto ci sono dei punti semmai da chiarire, e quindi quale occasione migliore di questa per confrontarsi e chiarire alcune cose. Quindi stavo dicendo, il corso della volta si era chiuso e in quel momento si applicava la nuova modulistica che era stata proposta dal genere. Questa volta invece chiudiamo, è da poco, da un mesetto, che si è passato dal regime con la legge sul piano grande, si è passato dal deposito sismico all'autorizzazione sismica. Quindi cade anche questa volta, diciamo, la chiusura di questo corso per poterci confrontare su tutte queste novità. Novità che è enorme, che sono in continua evoluzione, poi ce lo diranno meglio i nostri ospiti, che effettivamente sono in continuo aggiornamento, anche con circolare, con presente, di giunta, eccetera, proprio perché quando si imbatte con una nuova logica, con una nuova logica, è chiaro che le cose non sempre sono subito chiare, e bisogna aspettare quel tempo di rodaggio per poi essere pronti. Quello che io mi sento di dire ai dirigenti del genere civile, che sono più di è che la categoria che noi rappresentare, con due corsi che abbiamo fatto, voi ne siete testimoni, sono effettivamente 120 persone che si sono volute sottoporre a un aggiornamento forte su questa cosa. Aggiornamento non fatto così tanto peso, ma aggiornamento fatto con la testimonianza del professore Calderoni e insieme ad altri professori che ci hanno guidato in questa avventura. Non è stata una, così come dire, un corso tanto per poter poi dire io ho fatto un corso, un attestato, ma veramente qualcosa di, mi credo di poter dire, che è stato due corsi fatti in una certa maniera, con un certo livello. Per cui sono contento di questo, perché poi la categoria sta dimostrando di voler seguire quello che noi programmiamo, e quindi questo è un fatto importante, che è fatto importante per noi che siamo, come dire, dirigenti di categoria, ma anche per gli uffici a cui poi andiamo a confrontarci. Quando c'è una platea di persone che è preparata, sicuramente la discussione e il confronto è più semplice, diversamente da chi poi non si è cimentato con queste novità. Quindi da questo punto di vista sono veramente contento di averlo fatto. Non voglio rubare altro tempo, perché poi effettivamente ci sarà la relazione dell'ingegnere Alpino e il saluto del dottore Ravia, e poi ci sarà quella più importante dell'ingegnere Orlando, con le osservazioni che ci faranno dare anche il professore Calderoni. Io vi ringrazio tutti per essere stati, come dire, avete seguito con tanta attenzione questi due corsi, per cui vi ringrazio e ringrazio gli ospiti che oggi sono qui. Grazie. Buonasera a tutti. Giusto 5 minuti, perché poi le relazioni le faranno l'ingegnere Lampino per la parte normativa prevalentemente, poi l'ingegnere Orlando per la parte tecnica. Il 2009 si è caratterizzato per quanto riguarda il lavoro della regione Campania, dei generi civili in particolare, per questo continuo aggiornamento normativo che è partito in qualche modo dalla normativa nazionale, quindi dalle norme tecniche sulle costruzioni che sono entrate in vigore quest'anno, in pieno vigore quest'anno, diciamo bene, e da lì con gli aggiornamenti della normativa regionale che in qualche modo li portano in allineamento la previsione normativa regionale con quella statale. Quindi, come ricordava bene il Presidente, ci siamo trovati qui qualche mese fa
in un momento particolare di entrata in vigore di una modulistica, ma ancora eravamo in una fase molto transitoria. Oggi invece siamo già nella fase di piena vigenza della nuova normativa che ci porta quindi al rilascio delle autorizzazioni sismiche. Neanche a farlo apposta, ieri sostanzialmente nei nostri rispettivi uffici si sono riuniti le commissioni interne che hanno cominciato a entrare nel merito, o meglio a licenziare, quindi i provvedimenti di autorizzazione e le prime richieste di integrazione, sostanzialmente le due tipologie di atti che in questo momento stiamo emanando come prima fase istruttoria. Vi do una percentuale che secondo me è indicativa: in prima battuta siamo intorno al 75-80% di richieste di integrazione rispetto ai progetti esaminati. Vi do questa cifra perché è indicativa per noi e lo deve essere anche per voi, perché il percorso che abbiamo cominciato sicuramente è un percorso che ci vede in stretta collaborazione e dovrà portare in maniera virtuosa evidentemente a abbattere questa percentuale di richiesta di integrazione. Cioè, tanto più le progettazioni e gli elaborati saranno conformi ovviamente alla normativa, ma anche alle esigenze istruttorie che gli uffici hanno per ovvi motivi, tanto più abbatteremo insieme questa percentuale di richiesta di integrazione e si arriverà in prima istanza alle autorizzazioni sismiche nei tempi più rapidi possibili, perché se c'è un obiettivo comune che abbiamo, questo va giocato sul fattore T, sul tempo. Come sapete, per legge noi abbiamo 60 giorni di tempo per chiudere i procedimenti di autorizzazione. Chiaramente è interesse nostro, ma interesse anche vostro, perché rappresentate la committenza, fare in modo che questo fattore venga compresso il più possibile. E, dal nostro punto di vista, fare richieste di integrazione, per lo più a volte molto corpose e robuste, vuol dire duplicare il lavoro di istruttoria e di verifica dei progetti. Voi capite che è un aggravio non indifferente, vista la mole di progetti che dobbiamo esaminare. E visto anche, e parlo in senso generale, non tanto per quanto riguarda gli uffici della provincia di Avellino, visto anche che la Regione Campania si deve attrezzare ancora in questa partita, perché diciamo che le strutture regionali non sono ancora del tutto adeguate a sopportare questo tempo di lavoro. Però ci stiamo organizzando, ci stiamo attrezzando. Qui faccio un piccolo inciso, perché non so se qualcuno di voi qualche settimana fa ha partecipato a un incontro pubblico che c'è stato presso il Comune di Avellino sul piano casa. Qualcuno pubblicamente ha sostenuto, e del resto questo richiamo è stato ripreso anche dagli organi di stampa, che i geni civili non sono pronti per fare questo tipo di attività. Ma insomma, io andrei un po' più cauto, non è che voglio fare il difensore d'ufficio perché sarebbe troppo scontato e troppo ovvio, però sarei un pochettino più cauto. Stiamo lavorando in maniera molto spinta e molto forte per poter dare quel servizio che giustamente il legislatore ci assegna come compito e che giustamente, altrettanto giustamente, l'utente pretende che lo faccia. Stiamo lavorando veramente duramente, questo qua vi chiedo di credermi sulla parola e poi dimostreremo con i fatti che qualcosa siamo in grado di produrre anche in termini qualitativi, non solo quantitativi. Chiaramente questo non deve far venire meno le necessità di adeguamento delle strutture regionali, che sono innegabili. Bene, quindi diciamo che questo percorso ci ha portato oggi a definire l'aspetto normativo. Va da sé che nel momento in cui ci si impegna nel approfondire, nel analizzare tutti gli aspetti normativi e procedurali, i problemi vengono fuori per quanti se ne vuole. E questo è successo: man mano che si approfondivano gli argomenti emergevano problemi nuovi, anche problemi vecchi e mai risolti. Ne dico uno per tutti, che per la vostra categoria professionale è di notevole importanza, che è la famosa definizione delle opere di modesta entità, tanto per dirne una. E qui ovviamente il
il collegio dovrà partecipare a una fase, diciamo, interlocutoria con gli organi regionali. È stato anzi istituito proprio un organo di consulta per queste tematiche qua, quindi è richiesto e sicuramente arriverà un contributo qualitativamente determinante per arrivare finalmente, se riusciremo insieme, a definire anche in maniera univoca che cosa si intende per opere di modesta rilevanza, di modesta entità o che dir si voglia. Questo non è un fattore di poco conto, è sempre rimasto lì sospeso in attesa che qualcuno affrontasse il problema. Altro problema che come geologo mi preme a sottolineare è quello delle certificazioni delle indagini geotecniche di laboratorio e l'interfaccia che è sempre stata abbastanza labile tra la competenza del geologo, la competenza del geotecnico e dove si ferma quindi l'elaborazione della relazione geologica, dove comincia quella della relazione geotecnica. Anche questo aspetto qua l'abbiamo affrontato, ci siamo confrontati anche pubblicamente con i colleghi geologi in un'assemblea piuttosto burrascosa, devo dire. La Regione Campania recentemente con una delibera di giunta ha emanato proprie norme di indirizzo e interpretazioni circa questa dibattuta questione. Quindi questo per dirvi che veramente c'è stato uno sforzo notevole in tutto l'anno 2009 per arrivare a un punto di conoscenza, di competenza anche da parte nostra, di tenenti regionali, perché chiaramente come vedete qui oggi a formarvi, ed è giusto che voi lo facciate, per noi la formazione è continua, tutti i giorni nei nostri uffici siamo là a approfondire le tematiche e a provare a crescere e quindi a far crescere la nostra competenza per darvi risposte sempre più autorevoli e qualificate. Quindi questa sfida che ormai delle autorizzazioni sismiche è partita, noi la portiamo avanti con grandissimo impegno, abbiamo bisogno sicuramente della collaborazione delle categorie professionali. Chi tra voi, sarà la maggior parte, frequenta i nostri uffici sa che per tradizione c'è grande disponibilità da parte dei funzionari, forse anche la presenza nostra oggi è testimonianza di questa disponibilità. L'ingegnere Orlando è uno degli ingegneri della Genesceria di Aludino che serve la materia sismica, per cui non ci sono assolutamente remore né problemi a confrontarci con voi anche preliminarmente per cercare in partenza di far venire meno quei problemi interpretativi di impostazione che potrebbero in qualche modo pregiudicare il buon esito di una progettazione o di una pratica. Certo che questa deve essere la fase iniziale, dopodiché dobbiamo tutti quanti trovare un ritmo e una sintonia che ci consentirà di lavorare con la minor fatica possibile tutti quanti. Io mi fermo qua, mi riservo magari del dibattito poi dopo gli interventi di qualche altro passaggio. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Credo che a questo punto passiamo la parola all'ingegnere Rampino, dirigente dell'ufficio del genere giuliano di Atene. Vedo se riesco ad evitare di utilizzare questo. Ingegno. Allora io parlerò in breve delle recenti innovazioni che abbiamo avuto nella materia del rischio sismico, già le conoscete in parte, però sono condite da una serie di disposizioni forse più importanti di quelle di cui tutti parliamo, che è l'autorizzazione sismica. Ho messo la data perché evidentemente questa evoluzione quotidiana delle disposizioni ci costringe ad aggiornarci quotidianamente. In particolare il regolamento di attuazione della legge sul piano casa, come sapete tutti, è stato approvato dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale il 19 gennaio, ma ancora non è pubblicato sul sito. Se ci dovessero essere delle modifiche rispetto al documento proposto dalla Giunta, evidentemente dovremo aggiornarci su quegli aspetti. Rapidamente dirò quali sono le iniziative che abbiamo messo in atto come Regione Campania nel corso del 2009 che costituiscono un terreno sul quale si è potuto innestare il piano casa con le modifiche alla legge 9. Entreremo nei procedimenti dell'autorizzazione sismica, ciò che resta del deposito sismico e le novità sul controllo sulla realizzazione.
E poi un aspetto che secondo me forse è più importante di tutti gli altri, le novità sulla valutazione della sicurezza delle opere esistenti, che diciamo sono disciplinate anche dal piano casa, oltre che dalle nuove norme tecniche, e che forse sono la materia sulla quale più di tutte voi dovrete cimentarvi. Nella materia del rischio sismico, ovviamente, subito sulle iniziative in materia di difesa dal rischio sismico subito spiccano le modifiche al quadro normativo. L'articolo 10 del piano casa, entrato in vigore il 30 di dicembre del 2009, modifica la legge 9 sostanzialmente, ma anche l'articolo 9, che disciplina il fascicolo del fabbricato e gli interventi, ciò che bisogna fare in relazione alla difesa dal rischio sismico negli interventi correlati all'applicazione del piano casa. A corollario c'è il regolamento approvato con la delibera del 13 novembre del 2009, di cui vi dicevo che modifica e sostituisce, non appena entrerà in vigore, il precedente regolamento della legge 9, e poi questo tanto commentato contributo per le denunce dei lavori, che ritenuti da taluni onerosi, che invece ritengo che sia il presupposto necessario perché poi la Regione Campania possa espletare adeguatamente questi compiti molto rilevanti che ci sono assegnati, perché il vincolo di destinazione che la norma dispone per queste risorse alle attività per la legge 9 evidentemente ci darà quegli strumenti necessari per adempiere con la necessaria efficienza ai nostri. Contemporaneamente, a corollario di queste modifiche normative, ci sono importanti attività che sono state poste in essere nel 2009 e ve ne ricordo alcune. Intanto abbiamo una modulistica unica ed aggiornata su tutto il territorio regionale. Era tanto tempo che viaggiavamo con una modulistica arretrata perché faceva riferimento alla vecchia norma e soprattutto scomposta. Tutti facevano le loro denunce complete degli elementi necessari, ma ciascuno aveva il proprio modello. Oggi abbiamo una modulistica aggiornata, proposta con un vademecum nel novembre e poi immediatamente adeguata al piano casa il 31 dicembre, quindi il giorno dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla legge. E abbiamo fatto una serie di iniziative molto importanti relative alla interpretazione sulla tempistica di entrata in vigore delle nuove norme tecniche, cioè ci dibattiamo su questo già da un paio di anni con le varie proroghe che ci sono state. E una serie di circolari sulla disciplina delle sovrelevazioni, l'imposto di bollo, l'attuazione, prime direttive sull'attuazione della modifica della legge 9, e ancora la disciplina del contenzioso sismico, le modalità unificate di svolgimento delle istruttorie tra i vari settori del genio civile. Oggi sapete che in qualunque genio civile voi andiate vi saranno chieste le stesse cose, perché le istruttorie le facciamo sulle stesse schede. E poi, per concludere, tutte le attività che sono finalizzate a riorganizzarci internamente per svolgere i nostri compiti. Ci stiamo informatizzando, abbiamo un progetto sismica il quale ci consentirà di gestire informaticamente tutti questi processi. Pensate che in Regione Campania sono circa 20.000 le denunce dei lavori all'anno e dovendo rispondere in 60 giorni a ciascuno, in 15 giorni dove c'è il deposito, abbiamo ovviamente la necessità di gestire informaticamente i processi. E poi anche noi, come diceva il dottore Traviglia, ci formiamo continuamente sulle nuove norme tecniche e anche adesso è in itinere la predisposizione di un altro programma di aggiornamento per i funzionari che sono preposti ai controlli propedeutici al rilascio dell'autorizzazione sismica. Questo tanto per far capire insomma quello che stiamo facendo. Io ritengo che noi siamo già pronti, perché il piano casa, che modifica la legge 9, si innesta proprio su questo lavoro che ha fatto l'area lavori pubblici, è un atto di un anno e mezzo, due anni. Non è che ci è piovuto in testa, è stato elaborato nell'ambito della nostra area, dell'assessorato ai lavori pubblici, ovviamente con la collaborazione degli ordini professionali dei colleghi, io ritengo che la tempistica fissata dalla legge dei 60 giorni per l'autorizzazione, dei 15 giorni per i depositi, sarà tranquillamente rispettata, come stiamo dimostrando con i primi dati che ci ha esposto tutto. Passiamo al cuore della presentazione, le modifiche introdotte. Il testo previgente lo conosciamo. Ai sensi dell'articolo 2 si depositavano i progetti e l'attività di controllo di merito tecnico era riservata ad un metodo a campione, sia sulla progettazione che sulla realizzazione.
con diverse patologie che tutti conosciamo, perché il controllo sulla realizzazione, probabilmente rallentato dalle estenuanti verifiche sulla progettazione, richieste di integrazione, reiterate, eccetera, molto spesso interveniva ad opere quasi completate, così svilendosi l'efficacia del controllo stesso. Adesso invece abbiamo un quadro che si articola in questo modo. L'autorizzazione sismica spicca su tutto, ovviamente, ne abbiamo parlato a lungo. Continua a vivere una sacca del deposito sismico in alcune zone, come vedremo. Il controllo sulla progettazione ancora si sviluppa a campione, laddove si vige ancora, laddove vige il deposito sismico. Sulla realizzazione ci sono anche delle modifiche, ma si procede sempre secondo gli stessi canoni e secondo un metodo a campione. È importante che sia chiaro come si sviluppa il procedimento di autorizzazione sismica, perché la necessità di garantire tempi certi ha costretto il legislatore a scandire tutti i passaggi del procedimento. Quindi sono ben definiti i momenti e i modi in cui la pubblica amministrazione e il committente, chiaramente il professionista italiano, interloquiscono tra di loro. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio quello che dice il regolamento, perché è senz'altro l'atto nel quale questa disciplina è meglio illustrata. Intanto l'autorizzazione sismica è obbligatoria nelle zone sismiche 1 e 2 e nelle zone sismiche 3 soltanto nel caso di edifici di interesse strategico o rilevante sia statale che regionale, il cui elenco lo avete nella modulistica della direzione dei lavori che è quotidianamente compilato, nei lavori di interesse di abitati dichiarati da consolidare, nelle sovrarealizzazioni di edifici, ma non è una novità perché noi già rilasciavamo l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, e nel caso dei lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge 9. Questo l'ho messo in grassetto perché è importante, stiamo parlando dei depositi a sanatoria che secondo il previgente regolamento, quando erano corredati di collaudo, sfuggivano al controllo sulla progettazione. Oggi, anche se vengono prodotte denunce dei lavori a sanatoria corredate di collaudo, queste saranno oggetto di autorizzazione sismica e nel caso di esito negativo la struttura, l'opera, il manufatto non sarà agito. Dico a questo però voglio fare un primo problema. Sì. Allora si definisce una zona alta sismicità, media e bassa. Sì. 1, 2, 3. Sì. Questa sì. Definizione c'è. Dove sta? Queste sono quelle del decreto regionale che ho fatto solo di Puglia in cui ci sono le tre zone sismiche, che però non questo coincide tanto con la classificazione della sismica. Questo qui è il testo della norma, ovviamente non potevo che ricordare il testo della norma. Bene, perché esatto. Ha delle notevoli implicazioni per livello. Questo è il testo della norma, io anche nel ruolo che rivesto qui ho messo tutte le slide che riproducono la norma, evidentemente. Però poi dobbiamo e la norma fa riferimento alla classificazione che fece la Regione Campania, appunto, e che poi è presente sul nostro sito, in cui diciamo abbiamo la zona sismica 1, 2 e 3 nella nostra regione, la zona sismica 4 non. Sì, ma non è questo nemmeno il problema. Sì. Il problema è che le zone sismiche 1, 2 e 3 come definite dalla Regione Campania a volte non corrispondono a valori di accelerazione congruenti, nel senso che potrebbe capitare che un paese che sta in zona 2 abbia l'accelerazione sismica più alta di uno che sta in zona 1, perché la classificazione, le accelerazioni sismiche adesso sono date sul territorio, quindi spalmate ogni tot chilometri, eccetera, eccetera, il palloppone che sta dietro alle norme tecniche, non corrisponde sempre perfettamente a questo. Evidentemente, oggi per noi deve necessariamente valere la classificazione sismica alla quale, sì, nonostante ci sia. È un problema che dovrà essere affrontato, quali sono i problemi, sì, che devono necessariamente affrontare. Non lo so, lo strumento è un problema che è noto, ma non lo so se lo strumento potrà essere quello di una direttiva a livello di atto monocratico dirigenziale o a livello di giunta regionale. Pure secondo me, però in questo secondo caso la fine della legislatura potrebbe creare evidentemente qualche sfasamento. Però è evidente che la risposta alla domanda è oggi facciamo riferimento, ancorché con queste osservazioni, alla classificazione predisposta anche delle norme. L'inizio del lavoro è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica. È inutile che commentiamo ulteriormente, questo è vero.
nelle zone a bassa sismicità invece si continua a procedere con la classica con il classico deposito sismico secondo diciamo procedure che sono del tutto identiche anche se ben disciplinate a quelle che si può ad oggi utilizzare. Come si sviluppa il procedimento? Con la presentazione della denuncia dei lavori il genio civile rifà una comunicazione di avvio del procedimento nell'ambito della quale indica il responsabile del procedimento preposto al controllo e i modi e i tempi con i quali potete interrompere i conquisti, l'orario di apertura dell'ufficio e i tempi di conclusione del procedimento. L'attività istruttoria che segue è da un lato amministrativa e riproduce quella che già facevamo in occasione del deposito sismico, quindi la completezza documentale sostanzialmente degli atti, e dall'altro riguarda gli aspetti tecnici, quindi in modo forse più light quello che facevamo come controllo sulla progettazione, la verifica dell'osservanza delle leggi e l'adeguatezza degli elaborati progettuali che vanno in cantiere che siano intellegibili e di livello esecutivo. Nel corso del procedimento cosa può verificarsi? È possibile, come diceva il dottore Travia, che si vada direttamente all'autorizzazione sismica oppure che si scontrino le carenze sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo tecnico al progetto. A questo punto il genio civile formulerà una richiesta di integrazione assegnando un termine massimo di 30 giorni per l'adempimento. Il procedimento si sospende fino alla presentazione delle integrazioni o comunque sino al 30° giorno, dopodiché anche se non sono pervenute le integrazioni il dirigente del genio civile procederà. Se le integrazioni non vengono oppure vengono in maniera incompleta, evidentemente la determinazione non potrà che essere in senso negativo e quindi ripercorrendo la legge 241 sul procedimento amministrativo il regolamento prevede che ci sia un'altra occasione di contraddittorio con il committente con la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione. Se il committente produrrà delle deduzioni adeguate si rilascerà l'autorizzazione sismica, altrimenti si procederà Volevo chiedere una cosa: quando si chiedono le integrazioni, quando noi facciamo il controllo che mentre la richiesta di integrazione non bloccava la procedura si poteva addirittura costruire, sì, adesso poi c'è si deve avere l'autorizzazione, sì, la richiesta di integrazione di fatto blocca il procedimento. Sì, allora perché stabilire un limite di 30 giorni? Il limite potrebbe essere anche infinito, è un problema del committente che si trova alla sua pratica. No, allora faccio questa osservazione, sì, perché i 30 giorni molto spesso potrebbero essere pochi se invece la richiesta di integrazione riguarda nelle cose importanti oppure degli errori fondamentali di impostazione, eccetera. Allora in questo modo si rischia con questo termine così rispettivo di far arrivare le altre cose fatte male, quando invece con l'allungamento di questo termine di 30 giorni per l'amministrazione non produce nessun problema, se non il fatto di mantenere sospesa. Allora, il procedimento è stato così impostato per eliminare alcune patologie evidentemente che conosciamo, e cioè la circostanza che dei progetti particolarmente carenti fossero così in rianimazione, portati avanti per mesi e mesi con richieste di integrazioni che si susseguivano. Peraltro nel frattempo con opere che si realizzavano e con l'obbligo del genio civile di fare il controllo sulla realizzazione solo dopo la conclusione del controllo della progettazione. Oggi invece si vuole dare tempi certi alla conclusione del procedimento, perché questo è un procedimento amministrativo come tutti e quindi deve sottostare ai criteri generali dei procedimenti amministrativi che sono fissati dalla legge. E allora a questo punto il legislatore ha inteso distinguere sostanzialmente il caso del progetto il quale è assolutamente carente al punto da indurre il dirigente del genio civile a formulare il preavviso di rigetto, ovvero indicare i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in quanto il progetto è particolarmente carente, sicché è addirittura inutile richiedere delle integrazioni, esistono delle condizioni di norma sia tecnica che amministrativa che lo rendono. Nell'altra fattispecie, quando cioè il genio civile riconosce che esiste la possibilità con l'integrazione di addivenire a una conclusione positiva del procedimento, si farà una richiesta di integrazione.
In questo senso allora si inquadra il termine di 30 giorni che è stato ritenuto congruo dal legislatore. E sì, perché il legislatore ha voluto chiarire che nei corsi 30 giorni il genio civile procede ugualmente, che vuol dire che, persistendo ovviamente i motivi ostativi, perché altrimenti avrebbe fatto le disintegrazioni, si dovrà procedere con il preavviso di legge. Ma questo siamo assolutamente d'accordo. Allora, intanto sancire una cosa: i 10 giorni del preavviso di gesto quelli sono da legge e da lì non si scappa, non è discrezionale. No, ma io questo lo voglio sottolineare perché non è discrezionale, cioè come la legge 241 non c'è modificazioni, l'ha previsto 10 giorni come termine ultimo dopo il preavviso di gesto. Adesso, per confermare quanto c'è in genere prima, nel momento in cui un progetto viene presentato con evidentissime carenze, a quel punto là gli uffici si dovrebbero, e così faremo per quanto ci riguarda, orientare con un preavviso di rigetto immediato, senza trascinare una istruttoria che perderebbe anche di visibilità. Su questo faccio il adesso. Io l'osservazione è sulla congruità dei termini di integrazione di fronte a progetti relativamente complessi che prevedono una elaborazione attivata. Allora faccio una considerazione. Ovviamente parliamo di casi particolari che non possono rientrare nella normalità dell'agire quotidiano, e quindi parliamo di motivazioni e argomentazioni particolari. Personalmente, dico la mia opinione, di fronte a una richiesta di rinvio dei termini motivata in un certo modo, la potrei valutare, però sicuramente non passa la linea che questo diventa l'eccezione che conferma la regola, cioè nel senso che poi ci troviamo a dover derogare continuamente i 30 giorni che di norma sono stati assegnati all'integrazione, perché il concetto è 30 giorni sono ritenuti il tempo congruo per l'integrazione. Se poi non sono questo di particolare, ma io faccio i progetti strutturati, quindi capisco, diciamo, è come quando ti fanno le gare di progettazione, l'amministrazione ti prende un anno per decidere se si deve fare o non si deve fare il progetto, e poi il progettista vengono assegnati 20 giorni. Allora il legislatore, voi diciamo siete, come diciamo, per la del legislatore, dovreste far presente che sono 30 giorni di tempo. Io da questa altra parte, non sono comunque 60 giorni così che c'è una autorizzazione sismica, e quindi un discorso che lascia tempo che può. Però mi sembra, secondo me, può essere un criterio di ragionamento, cioè individuiamo quei casi particolari, ovviamente limite, in cui i progettisti veramente ritengono che non siano rispondenti alla fattibilità delle integrazioni di 30 giorni, fanno la richiesta di proroga all'ufficio, fino a la revisione e poi la sì, io dico questa cosa è molto importante, poiché io ritengo che 30 giorni siano assolutamente giusto per riprendere, poiché ovviamente i professionisti non è che fanno solo quel progetto, quindi la richiesta di integrazione arriva quando voi avete esaminato la pratica in un certo momento X qualsiasi, che non è prevedibile dal progettista, adesso sì perché tempo non c'è, ma comunque in quel momento non è detto che immediatamente lui si può occupare di quella cosa, poiché l'amministrazione non ha danno da questo fatto, ma il danno va solo al committente che si è avuto agirsi. Secondo me limitare i tempi per l'analisi tecnica, per la revisione tecnica da parte del progettista è una cosa molto felice, perché alla fine tutto si risolverà nel trovare il programma di calcolo che fa più in fretta possibile, che uno ci deve pensare il meno possibile. Noi dobbiamo analizzare anche il fatto tecnico. L'amministrazione a volte, secondo me, petta nel fatto che vede tutto da un punto di vista burocratico amministrativo, ma non va nella sostanza di fatto. Allora io ritengo personalmente, che io sono un progettista e faccio questo da 30 anni eccetera, non al giorno, che questa ristrettezza dei tempi, perché 30 giorni è un tempo da vita, come il vostro tempo per analizzare il progetto, secondo me troppo poco su questo, va a discapito di questo tentativo di avere una progettazione di produzione di qualità. Questa è una cosa su cui io inviterei a chiudere questa, per chiudere, perché ormai è chiaro, sì. L'osservazione è una norma ovviamente regolamentare che sì, si può sempre vedere, cioè. Però per chiudere faccio un'osservazione conclusiva e poi proseguiamo. Sì, andiamo avanti. Sostanzialmente, se andiamo a vedere statisticamente la qualità delle richieste di integrazioni che vengono fatte dai geni civili, raramente si arriva ad eccepire l'inosservanza della norma tecnica,
quanto si rileva una incompletezza diffusa nelle elaborazioni grafiche, manca il carico limite, manca la scala, mancano i calcoli. E io quindi ritengo, per chiudere, che questa disposizione non potrà fare altro che elevare il livello qualitativo dei progetti quando ci arriva. Perché qua stiamo parlando sostanzialmente di richieste di integrazione che statisticamente si sviluppano su questi temi, se lo vediamo statisticamente. La circostanza poi che noi possiamo richiedere un'integrazione una sola volta implica che anche per una carenza documentale io posso arrivare al diniego. Questo anche agevolato dal fatto che mentre prima i lavori in corso io avrei dovuto fare la coordinazione procura e l'ordine di sospensione, oggi non è necessario e non è dovuto perché i lavori ancora non sono cominciati. Allora l'unico risultato al quale potremo giungere, come diceva prima il dottore Tenea nella sua introduzione, è che il livello qualitativo della completezza dei progetti che ci arrivano sono evidentemente è migliore. Questa mi sembra questo è l'unica questo diciamo, è statisticamente ieri ad Ariano abbiamo visto i progetti sono state tutte integrazioni ma prevalentemente legati alla forma e al modo in cui vengono proposti gli altri, alle volte in maniera intelligibile, poco intelligibile. C'è una grossa esperienza su questo, noi per quanto tempo abbiamo lasciato. Diciamo le pratiche che io ho analizzato, giusto per dare una statistica, circa il 96-97% hanno richiesto integrazioni di notevole su questo. Quindi sostanzialmente io penso che siamo sulla stessa linea, perché il problema non è lo stadio, l'ospedale, l'opera complessa, cioè il problema è la grossa quantità nella quale la pubblica amministrazione si trova ingolfata con procedimenti aggravati da denunce dei lavori che di fatto devono necessariamente essere migliorate nella qualità. Vediamo un attimo, continuiamo di flusso per capire meglio i momenti in cui noi interroghiamo. Qua si vede troppo male. Voi fate la denuncia dei lavori, inizia l'istruttoria tecnica ed amministrativa. Se questa termina in maniera positiva, avrete l'autorizzazione. Se questa invece dà luogo alla necessità di integrazioni, riceverete una richiesta a seguito della quale dovrete fare una denuncia dei lavori ad integrazione. È il primo momento, è il momento principe in cui parliamo. Questa denuncia dei lavori ad integrazione sarà istruita, se l'esito sarà positivo avrete l'autorizzazione sistema. Se invece persisteranno ragioni di incompletezza oppure non le presentate proprio le integrazioni, si arriverà ad un secondo momento di interfaccia, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. In ulteriori 10 giorni avrete la possibilità di dedurre, attenzione, come le richieste di non si formulano nuove richieste di integrazione, si discute sempre delle prime eccezioni che vi abbiamo fatto. Se non presentate nessuna integrazione, è evidente che persistendo motivi ostativi ci sarà un diniego. Se presentate delle osservazioni scritte, queste saranno istruite e potrà quindi concludersi il procedimento definitivamente o con diniego o con l'autorizzazione. Quindi noi possiamo interloquire quando vi chiediamo l'autorizzazione, quando vi chiediamo l'integrazione e quando vi mandiamo il preavviso di rigetto. Onde evitare che si verifichi la patologia che dicevamo prima, evidentemente è necessario che le integrazioni siano scritte chiaramente, non è possibile chiedere non rispetto alla norma. Altrettanto è necessario che voi ci mettiate in condizione, con le sintesi dei risultati, la chiamano dell'azione, eccetera, di poter capire il progetto, perché noi non possiamo saltellare nei tabulati a prendere elementi che ci facciano intuire come voi avete ragionato nella modellazione. Perché oggi potremo giungere al diniego semplicemente anche per la incompletezza documentale, perché il carico limite non viene eseguito, potrebbe anche essere che la struttura è verificata, ma se questo non risulta dagli atti, non può essere messa l'autorizzazione. Quindi necessariamente si deve avere un incremento del livello di qualità. In più, il Fiorentino ha detto una parola che per noi è magica, è la sintesi. Le lavorate di sintesi diventano fondamentali per il nostro controllo. Questo qua veramente mi chiedo veramente di fare attenzione, perché tanto più questi elaborati saranno puntualmente prodotti, saranno chiari e affidabili, tanto più ci faciliterebbe il compito, tanto più rapido dovremmo essere noi per arrivare a questa conclusione. Veramente è la parola magica.
chiudo da questo. Io una cosa, sì. Io a questo proposito ormai sono qualche anno, sì. Io i miei progetti tabulati in quel libro, no. Perché non servono a niente. La relazione di calcolo, dico per completare, deve essere qualcosa che si deve leggere come un libro, un romanzo che uno se lo legge e sente in genere capisce quello che è progettivo. Questo se una cosa che sono negli ultimi anni, io sono stato responsabile della linea per i controlli sismici, e tutti quelli che arrivavano con i tabulati glieli ho fatti riportare in casa. Però adesso di là io ritengo che il livello medio dei professionisti sia, diciamo, elevato. Il problema è che venga percepito che, no, io ritengo, il problema è che venga percepito è che il vero, l'autorità sismica non modifica nulla per chi lavora bene, perché prima prendeva il deposito sismico, adesso prenderà l'autorizzazione sismica. La norma doveva rispettare, la norma rispetta. Il problema è per coloro che redigono i progetti allegando gli elaborati in maniera superficiale, non curando i dettagli anche nelle tavole grafiche eccetera, perché a questo punto, non potendo iniziare i lavori prima, questo potrebbe costituire un motivo ostativo all'avvio dei lavori in senso assoluto. Quindi questo. La seconda osservazione che stavo per fare è questa: vedete che il procedimento si sviluppa per altri amici. Noi vi dobbiamo dire chiaramente le cose, c'è qualcosa che non va se voi dovete venire a chiederci, ma che intendete? Così come c'è qualcosa che non va se noi vi dobbiamo dire che intendevate. Noi non intendiamo chiedervi che cosa intendevate, perché gli atti devono essere timbrati, firmati e scritti ed elaborati chiaramente ai sensi della norma. Se noi riusciamo a definire delle procedure di comunicazione formali che sono chiare e complete, allora secondo me il procedimento dura molto meno di questa cosa. Questo è importantissimo. In più vi volevo evidenziare che il tempo del procedimento è sempre di 60 giorni. Se noi ci muoviamo, voglio completare questa perché... Ah, sì, prego, vabbè. No, volevo dire, se entro 60 giorni non è avvenuta alcuna comunicazione, si può iniziare il lavoro? No, non c'è il silenzio. Non c'è il silenzio. Il tempo massimo che noi abbiamo a disposizione è 60 giorni. Quindi, se ci muoviamo sulla riga, sulla prima riga, va tutto bene, autorizzazione massimo in 60 giorni. Se però dovessero incorrere la necessità di integrazione, saremo noi ad aver cura di non consumarci 60 giorni per chiedervi le integrazioni, perché dopo la denuncia dei lavori di integrazione i termini riprendono a decorrere da dove li avevamo lasciati. Quindi, in secondo caso, la somma del tempo a disposizione del genio civile di uno più di due, le due istruzioni, istruttori, sarà sempre di 60 giorni. Non solo, ma se vi dovremo chiedere i motivi ostativi, avremo cura di mantenerci un margine, perché anche quest'ultimo tempo di istruttoria deve essere contenuto nei 60 giorni originali. Quindi è evidente che l'economia del procedimento è importantissima per noi e per voi, e alla fine io ritengo che, diciamo, dobbiamo tendere a mantenerci sul primo ritmo, e laddove dovesse esserci la necessità di integrare, dovremmo quasi già saltare al terzo rito, cioè l'opera, esistono delle condizioni tali che già la norma impedisce che quel tipo di manufatto si possa realizzare. Comunque questo è lo schema. Noi interloquiamo con la richiesta di autorizzazione e con i motivi. Non cambia niente per i professionisti e per i committenti, sostanzialmente non cambia niente rispetto al previgente regime, se non il fatto di dover attendere 60 giorni. Però, poiché si attende per il permesso a costruire, si attende per tante altre autorizzazioni, economizzando, organizzando le pratiche, ritengo che non sia un'innovazione particolarmente dilombente nel mondo dei professionisti, come altre che pure sono contenute all'interno del piano casa e della legge. Nel caso di deposito sismico, che come abbiamo detto nella provincia di Avellino non si verifica se non per le varianti non sostanziali, i tempi che il regolamento riserva al genio civile sono di 15 giorni. Anche in questo caso si sviluppa il procedimento, si sviluppa nella stessa maniera come dispone la 241, la possibilità di richiedere delle integrazioni e di formulare un preavviso di rigetto se la documentazione è incompleta. Anche in questo caso i tempi assegnati dopo il preavviso di rigetto sono di 10 giorni.
Cosa vediamo quando ci presentate un deposito sismico? Non mi dilungo, quello che abbiamo visto sino ad oggi, quindi la completezza documentale sotto il profilo amministrativo e tecnico degli atti, senza alcun controllo ovviamente nel merito specifico del progetto. Il procedimento ovviamente vale anche nel caso di varianti che siano stati oggetto di un precedente deposito. Nel caso dei depositi sismici, il controllo sulla realizzazione e sulla progettazione vanno, come in passato, con metodo a campione. Nella provincia di Avellino e comunque nelle zone sismiche 1 e 2 dove vige l'autorizzazione sismica, il deposito continua ad essere previsto nel caso delle varianti cosiddette non sostanziali, che lo stesso regolamento afferma, come alcune circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come quelle varianti che non determinano significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale. Non mi dilungo su questo, è la analoga slide relativa al procedimento di deposito sismico, semplificata rispetto a quella dell'autorizzazione sismica per quello che ho detto. Controllo sulla realizzazione. Anche sul controllo sulla realizzazione ci sono delle diversità. Intanto, il vero risultato positivo del piano casa e del correlato regolamento è che noi finalmente faremo i controlli sulla realizzazione sin dalla posa delle fondazioni, perché non saremo imbrigliati dal controllo sulla progettazione che ci impedisce poi di andare sul cantiere. Oggi, una volta autorizzato, saremo liberi di vendere. E l'altra importante innovazione è il più forte peso che viene dato al controllo al comune. I soggetti istituzionali sono, oltre quelli dell'articolo 103 del testo unico dell'edilizia, che comunque ovviamente è legge vale, per il nostro regolamento il comune e il settore provinciale sono gli organi istituzionali principi sul controllo in cantiere rispetto alla normativa sismica. Il settore provinciale del genio civile esegue i controlli sugli edifici di interesse strategico e su quelli rilevanti sia statali che regionali, l'elenco che abbiamo detto prima. Fuori da questi casi il controllo è riservato ai comuni, i quali lo eseguono nell'ambito delle loro attività di vigilanza urbanistica edilizia, che già eseguono sul territorio di competenza, con l'aggiunta però che sono investiti direttamente di questo controllo, quindi redigono il verbale come lo rinunciamo noi, guardando anche gli aspetti relativi alla normativa sismica, e ci informano tempestivamente nel caso in cui ravvisino delle violazioni alla normativa sismica. Sì. Prima sul donativo si è portato da indicare la concessione edilizia, se questa è possibile. Oggi non c'è, cioè possiamo chiedere anche l'autorizzazione e poi eventualmente. Io ritengo che non sia un elemento ostativo alla richiesta, alla denuncia della UNI, aver già acquisito il permesso a costruire, quindi le due cose possono viaggiare in parallelo. È importante, sì. Perdendo dire questo. L'unica cosa che va dichiarata in una segnalazione del progettista è che i lavorati architettonici sono identici a quelli o già presentati o da presentare al comune. Questa è l'unica, sta nella segnalazione del progettista. Oh, il controllo sulla realizzazione dei geni civili si sviluppa sulle opere strategiche rilevanti sempre con metodo a campione e saranno sorteggiati il 30% delle autorizzazioni sismiche rilasciate nel mese precedente. Che cosa faremo? Non cambia nulla sul cantiere, verificheremo che è detenuta la documentazione progettuale, l'autorizzazione, tutto ciò che la norma prevede, il giornale dei lavori e quant'altro, e la rispondenza del progetto che si realizza, delle opere che si realizzano al progetto che abbiamo autorizzato. Sì, il 30% di cui abbiamo autorizzato, delle autorizzazioni rilasciate. Per le opere strategiche e rilevanti. Ogni mese noi rilasciamo delle autorizzazioni, tra queste selezioniamo le opere strategiche rilevanti di interesse statale e regionale, sorteggiamo e prendiamo il 30% che va a controllo sulla realizzazione di competenza del genio civile. Quindi sostanzialmente il controllo delle opere è provato dai comuni? Sostanzialmente. È positivo. Perché poi bisogna vedere quale le strade dispongono per poter fare questi controlli tecnici, il controllo della rispondenza ma della vigilanza urbanistica, qua c'è il permesso di controllare il caso.
caso ci siano variazioni esecutive, un'innovazione introdotta dalla norma è che il genio civile interessa il collaudatore, il quale nei 15 giorni successivi deve relazionare per iscritto e, se del caso, trasmettere il suo processo verbale. Decorsi 15 giorni, il dirigente del genio civile procede uguale. Come procede? Secondo i canoni che già conosciamo, articoli 96 e 97 del testo unico, ordine di sospensione e comunicazione alla norma. Non cambia niente se non la responsabilizzazione del collaudatore, il quale è tenuto il soggetto principe della vigilanza sul cantiere e quindi viene direttamente interessato dal genio. Vediamo un attimo la figura del collaudatore, perché è importante. Se diciamo, ciascuno esercita il proprio ruolo in maniera corretta, forse il controllo sulla realizzazione del genio civile diventa quasi inutile. Allora, il nuovo regolamento ha voluto evidentemente sancire alcuni adempimenti che nelle buone famiglie già si fanno, tuttavia adesso sono diventati obbligatori per legge, proprio finalizzati a responsabilizzare il collaudatore. Prima di tutto il collaudatore, sempre il collaudatore in corso. Allora, no, non c'è un altro fatto importante: il collaudatore in corso d'opera, con la legge 99 che rimarca, aveva l'obbligo del controllo del progetto. Ecco qua, sta scritto qua. Questo è prima della decisione. Esatto, il collaudatore in corso d'opera, adesso, per dare atto al genio civile. Prima non era prima. Prima aveva l'obbligo di controllare i calcoli statici. Tuttavia, di questo adempimento non rimaneva traccia, se non in alcuni casi virtuosi nei quali si comunicava, e il genio civile in questo senso aveva già introdotto questa prassi, richiedeva una comunicazione espressa da parte del collaudatore, il quale riferisse espressamente di aver visionato i calcoli statici con esito. Oggi il regolamento ricorda che la denuncia dei lavori deve essere correlata sugli elaborati del visto del collaudatore. Niente di nuovo, ripeto, nelle buone famiglie. Di nuovo c'è, perché adesso è obbligatorio. Veramente da quando il regolamento diventerà cogente, obbligatorio. Ma quello controllo preventivo, scritto così, è la verifica dei calcoli statici, con prevista la legge 9. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'articolo 5. Quindi con quella firma e con quel timbro si intende, ai sensi del regolamento, che il collaudatore ha fatto proprio nella propria competenza quel progetto. Questo è un fatto fondamentale. Non solo questo, ce ne sono altri. Il collaudatore continua a vigilare sul processo costruttivo, redige i suoi verbali in contraddittorio con il direttore dei lavori, con il costruttore, che allegherà il certificato di collaudo che presenterà al genio civile, corredandolo anche delle notizie relative alla relazione a struttura ultimata, soprattutto nel caso, per questioni che chiaramente vanno sempre accettate, il direttore dei lavori non provveda alla relazione a struttura ultimata di sua moglie. Il certificato di collaudo è soggetto a verifica da parte del genio civile, con un controllo di tipo tecnico-amministrativo finalizzato a verificare il rispetto dei termini di legge, la completezza della documentazione, la sua coerenza con tutti gli atti che abbiamo dell'autorizzazione, dei verbali, dei controlli di cantiere che sono stati eseguiti dal comune o dal genio civile o insomma dagli organi competenti. Altra patologia, che ovviamente il collaudo vale sempre anche senza articolo 62, altra patologia è legata alla casistica dei collaudatori, anche dei direttori dei lavori, che si dimettono, ancora più che vengono revocati. Come sempre nelle buone famiglie, si sospendono i lavori, si fa il passaggio di consegna e tutto ciò viene documentato anche al genio civile. È sempre stato così e deve essere così. Oggi però il regolamento lo vuole ricordare e quindi precisa che in caso di revoca o dimissione il collaudatore è tenuto a redigere una relazione nella quale precisa quali sono i lavori che sono stati eseguiti e se rispondono al progetto autorizzato, e se non è così redige il processo verbale di cui all'articolo 6, 5 e 6 della legge 9 del 80. Il collaudatore subentrante prende il passaggio di consegna e formalmente redige un proprio atto, esamina la relazione del precedente collaudatore e
sottoscrive tutti gli atti che sono stati autorizzati. Con questa sottoscrizione, nell'attestazione, nella propria asseverazione, attesta l'intervenuta effettuazione di questi atti. Quindi, con queste disposizioni, che non sono nulla di nuovo, il legislatore ha voluto sanare tutti quei buchi neri che si possono verificare quando c'è il cambio di qualche professionista nelle opere che durano una vita. Si sospendono i lavori, si rinominano tutti quanti i professionisti e ciascuno per la propria competenza dà di quello che ha fatto. Allora, richiamando adesso in sintesi quello che ci siamo detti, adesso abbiamo l'autorizzazione sismica nelle zone sismiche 1 e 2 per qualsiasi opera, nelle zone sismiche 3 per le opere strategiche rilevanti, le sopraelevazioni, le denunce dei lavori in sanatorio, ma anche le varianti non sono passate. Abbiamo il deposito sismico nelle zone sismiche 3, ad eccezione di questi 4 casi, 5 dove sono stati accorpati. Abbiamo il controllo sulla progettazione nei casi in cui si fa il deposito sismico a Campione, abbiamo il controllo sulla realizzazione in tutti quanti gli altri casi, a cura del comune e del GECI. La Regione Campania ha previsto nel piano casa la possibilità di ricorrere a risorse esterne per far fronte all'autorizzazione sismica, al controllo a Campione sulla progettazione. Al controllo a capire sulla realizzazione per specifici casi. A questo serve anche il contributo che voi pagate all'atto della denuncia dei lavori, che il committente paga all'atto della denuncia dei lavori, secondo modalità che ancora non sono definite, quindi non posso definire. Per quanto riguarda il controllo sulla realizzazione, quindi nel merito tecnico non facciamo nient'altro che impassare. Potrete avere a che fare, oltre che col collaudatore, col genio civile per le opere strategiche rilevanti a Campione sul 30% e con il comune. Nel caso di assenza di variazioni non ci sono problemi. Nel caso ci sono variazioni esecutive, tramite la relazione del collaudatore si potrà pervenire all'ordine di sospensione, alla comunicazione alla comune. Ma nel caso in cui il controllo fa il comune, che percentuale viene sottoposta a controllo? Il comune fa la vigilanza urbanistica edilizia sul proprio territorio al tappeto, quindi nell'ambito della propria vigilanza urbanistica edilizia, ma questo in verità è una precisazione, perché tra gli organi preposti alla verifica della rispondenza delle norme di la legge 64 già ci sono sempre stati, quindi diciamo non c'è nulla di nuovo anche su questo. Un'innovazione molto importante, forse per chiudere il mio intervento, vengo alla terza parte. L'innovazione veramente importante del piano casa, a mio avviso, per il mondo professionale e anche per la società civile, perché quella che veramente incide sulla tutela delle popolazioni dal rischio sismico è quella inerente alla verifica di sicurezza dei fabbricanti esistenti. Prima voi avevate l'obbligo di interloquire col genio civile solo e soltanto nel caso in cui si facessero delle opere, quindi deposito di opere da eseguire secondo l'articolo 2 e riferimento all'articolo 93 e 65 del testo unico della giustizia. Oggi invece si aggiunge l'obbligo per le costruzioni esistenti di presentare al genio civile, in casi previsti della norma, la valutazione della sicurezza del fabbricato. Infatti l'articolo 2,5 novellato stabilisce che nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme, adesso vedremo, anche nel caso in cui diciamo, non ci sia l'esecuzione di lavori, è obbligatoria la valutazione della sicurezza della costruzione esistente, che deve essere presentata al genio civile, il quale ne dà attestazione di avvenuta presentazione. Questa norma, che adesso è nella novella della legge 9 modificata, la ritroviamo nel regolamento, la ritroviamo anche nell'articolo 9 del piano casa e diciamo, dobbiamo anche correlarla alle nuove norme tecniche per le costruzioni che diciamo, dedicano un'ampia parte anche a questa circostanza. Vediamo però un attimo, partiamo dal piano casa. L'articolo 9, di cui forse si è parlato poco, valutazione della sicurezza del fascicolo del fabbricato, stabilisce che l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato, deve essere fatta secondo le nuove norme tecniche per le costruzioni e deve essere presentata al genio civile. Questa è la disposizione.
laddove si preveda un adempimento in applicazione della norma del piano casa, interventi che producono incrementi volumetrici o mutamenti di destinazione d'uso, bisogna dotarsi ai fini dell'efficacia del titolo abilitativo del fascicolo del fabbricato. Questa è un'altra norma dirompente, ancora non pienamente operativa, ma la valutazione della sicurezza poi sarà parte integrante del fascicolo del fabbricato. Qui c'è un problemino. Non è il fascicolo di fatto per l'incremento promesso. Perché se io incremento di 3 metri cubi devo fare la valutazione della sicurezza dell'intero edificio. Io anche se faccio, poi ci arriviamo, anche se faccio degli interventi, il legislatore ha voluto in questo modo, io ritengo una norma molto meritoria, perché veramente con questa si va a incidere sulla difesa del rischio. Siamo assolutamente d'accordo, il problema è stabilire, come al solito, questo va a fare un po' di parametri, perché a livello informativo. C'è stato già una eccezione di incostituzionalità sulla legge regionale 19 della Campania che riguarda sia l'articolo 9 ma anche una parte dell'articolo 10, in particolare laddove si parla di deposito sismico, in quanto l'articolo statale è stato interpretato il deposito sismico come una sorta di denuncia di inizio attività. La qualcosa, l'eccezione, riguarda invece l'obbligo di acquisire l'autorizzazione preventiva a prescindere dalla classificazione sismica, sempre nel principio generale e costituzionale della tutela della pubblica e privata incolumità. Questo lo dico a titolo informativo perché ovviamente ci sono delle argomentazioni che la regione Campania si appresta a portare a difesa della propria legge regionale, quindi è una linea che adesso la pubblica e privata. Tra le eccezioni, riguardano anche il ciclo del fabbricato, diciamo che sì. Però vabbè, i tempi dei giudizi in corte costituzionale, facciamo riferimento adesso al testo esecutivo. Questa parte invece è stata la valutazione della sicurezza delle costruzioni stesse dall'articolo 11 del regolamento, quindi sempre con l'area di incertezza dell'approvazione. Comunque la valutazione della sicurezza cosa deve tenere? A stabilire, deve stabilire se l'uso della costruzione può continuare senza interventi, se deve essere modificato o se è necessario fare degli interventi che si arrivano la capacità portante della sua. Questo non devo intervenire perché questo è un fatto grave, nel senso che può avere delle, come si dice, dei problemi grossi dopo, perché supponiamo che io voglio fare un aumento volumetrico, proprietà e allora si fa la valutazione della sicurezza che si deve fare prima di fare la luce. Se questa valutazione di sicurezza è negativa, anche senza l'aumento volumetrico, e come succederà in quasi la totalità degli edifici, che cosa si fa in questi casi? C'è l'obbligo di adeguare anche se non faccio aumento questo di volume. Lo dicono le nuove norme tecniche, le nuove norme tecniche non dicono nel regolamento, se io applico il piano casa, allora l'edificio è poiché il 90% dell'edificio attuale esistente non può rispettare ovviamente le norme vigenti, arriveremo all'assurdo che dovremo abbattere cacciare di casa l'80% della popolazione. Questi sono dei problemi grossi che il legislatore non può far finta di non vedere quando fare le norme del genere. Allora secondo me si deve dire vabbè, allora non fare niente, non aumentare il volume, ma non può dire sei obbligato a fare il lavoro, perché se no io che sono il vicino di casa di quell'altro sono l'edificio lo stesso, sono la metà dell'edificio, ma non faccio niente. Su questo punto un po' parlano le nuove norme tecniche, c'è stata una slide successiva che c'è una slide, va bene, ovviamente lei io troppo le conosco bene. Nei casi ovviamente comunque in cui non sono previsti interventi, la valutazione della sicurezza del fabbricato va presentata al Genio Civile, il quale ne rilascia attestazione di avvenuta presentazione, non lo approva, però la conserva gli altri. Nel terzo caso evidentemente la valutazione della sicurezza sarà una parte insita del progetto di adeguamento, di miglioramento che si andrà a eseguire, e quindi non è necessaria una presentazione al Genio Civile se non nell'ambito del progetto della valutazione. Sempre nell'ambito dell'articolo 11 viene chiarito che nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione la costruzione in agito, così come nel caso del cambio di destinazione all'uso l'efficacia del titolo abilitativo e i criteri sospesi.
ovviamente questa è una versione, può darsi pure che le osservazioni che faceva il professor Calderoli siano state ricevute dal Consiglio, quindi non la leggeremo sul book domani mattina. Tuttavia, questa oggi è la mia. Quali sono i casi che si possono verificare? Interventi con lavori strutturali, sempre sto parlando del piano casa, e interventi senza lavori strutturali. Nel caso in cui si facciano interventi con lavori strutturali, si deve distinguere la fattispecie di continuità strutturale con il fabbricato preesistente, e quindi sopraelevazione, ampliamento, un unico organismo strutturale. Il caso in cui non ci sia continuità strutturale, quindi unico. Nel primo caso è evidente che ci sarà un unico progetto oggetto di denuncia dei lavori, e quindi la valutazione della sicurezza sarà inglobata in quel caso. Segue il percorso che abbiamo visto e arriva a questo. Nel secondo caso il legislatore ha volutamente inteso precisare che ancorché ci siamo giunti, quindi i manufatti che si vanno a fare seguono il percorso della denuncia dei lavori e del collaudo, anche sul fabbricato adiacente preesistente deve essere effettuata la valutazione sicurezza. E questa è la nuova concezione. Addirittura nel caso di intervento senza lavori strutturali è comunque prevista la valutazione. Vabbè, della sicurezza. Faccio qualche cosa, sono d'accordo, ma se l'altro caso si costruisce un altro edificio a fianco a un vecchio, devo fare la valutazione di quello vecchio. Questo dice. Vabbè, ma questo è un errore. Non lo so, questo dice la norma. E ritengo che risponda a quella finalità principe di garantire la tutela della pubblica privata. Allora c'è anche un vicino di me. Se uno vuole fare un intervento, in verità non della norma, del regolamento. Quindi ancora stiamo anticipando. Io faccio la cosa della mia costruzione, quello che ha che mi chiedono con me. Ma io costruisco un corpo di fabbrica vicino al mio, giuntato sismicamente, io devo fare la valutazione di sicurezza del nell'ambito del piano. Stiamo parlando nell'ambito del piano. Se si lo aiuta o fuori dal piano casa, uno realizza un intervento e se no mi fa la denuncia dei lavori per quell'intervento. Nell'ambito del piano casa, misure di adattamento correlate agli interventi. Il regolamento, ancora non pubblicato sul punto, prevede che bisogna fare sempre la verifica sicurezza fabbricata, ho capito. Quale vuole essere ammesso a beneficio e determinata il fascicolo del fabbricato. Condivisibile o meno, questo no, dice. No, in questo senso è condivisibile. Ma questo è il regolamento. Questo è il regolamento. Sulla penalità della volumetria. Non avevo capito questo. Ma comunque è una cosa che può si fare, infatti l'ho anticipato. L'autorizzazione sismica non mette e non toglie niente. È solo per l'incendio civile che deve riorganizzarsi, ma se la struttura pubblica funziona bene, per il mondo esterno non è cambiato nulla. Qui invece ci sono degli aspetti del piano casa che hanno un grosso impatto sia sul mondo professionale, ma anche in generale sul mondo professionale. Vediamo un attimo il DM 2008, ho stracciato alcune parti di rilievo del DM 2008, sulla valutazione della sicurezza, che ovviamente vanno a corollario e esistevano e sono indipendenti, se vogliamo, da quello che abbiamo appena detto sul piano casa. Santi sono preesistevano. Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorre una delle seguenti: la riduzione evidente della capacità resistente legata all'azione ambientale o anche al degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche. Nel caso in cui ci siano provati gravi errori di progetto di costruzione, laddove ci sia il cambio di destinazione d'uso che va ad incidere sulla classe d'uso dell'immobile o su carichi variabili, interventi che, ancorché non siano dichiaratamente strutturali, fanno sì che il comportamento strutturale venga in qualche maniera modificato o comunque interessato da questi interventi. La norma poi prevede il caso in cui l'intervento stesso riguarda porzioni limitate della costruzione e consente di limitare a questa parte la vita. La corrispondente circolare 22/2009 quindi sostanzialmente chiarisce che abbiamo due possibili categorie di situazioni che ci possono portare alla verifica della sicurezza. Quelle che sono correlate
il suolo indipendente alla volontà dell'uomo, e quindi il terremoto, i degradi, gli urti, gli incendi, e quelli invece che sono correlati all'azione dell'uomo, perché in qualche maniera va a intervenire volontariamente sulla struttura, o comunque indirettamente, variando la destinazione d'uso e quindi agendo sui carichi verticali che agiscono sulla struttura stessa, o comunque in generale anche facendo degli interventi che sono non dichiaratamente strutturali, ma che incidono sulla struttura stessa. La valutazione della sicurezza, ne parlavamo prima col vostro presidente, è una valutazione, un procedimento deterministico, quindi non è che potete venire a presentare, ancorché non è soggetta a verifica, un'asseverazione, una dichiarazione, una valutazione particolarmente generica. È una valutazione deterministica che, parallelamente a quello che dice il regolamento, che in verità trae spunto dalle norme tecniche, ci deve far capire se la struttura può resistere, è in grado di resistere alle combinazioni e alle azioni che prevedono le norme tecniche, o in via residuale a determinare l'entità massima delle azioni che sono in grado, che questa struttura è in grado di sopportare. E quindi all'esito di questa verifica noi dovremo capire che provvedimenti adottare, che possono consistere nel mantenimento della configurazione attuale, perché bisogna modificare la destinazione d'uso, perché evidentemente c'è qualcosa che non quadra, ma possiamo ancora giocare sui carichi, su alcune valutazioni relative all'uso dell'immobile. Possiamo adottare delle cautele, un uso parziale dell'immobile, interventi localizzati, parziali, oppure dobbiamo fare un intervento di aumento del ripristino della capacità e quindi fare un miglioramento o un adeguamento. Quando dobbiamo intervenire, e questa è la slide a cui mi riferivo prima quando parlavo con questo, è evidente che i provvedimenti sono necessari e improcrastinabili nel momento in cui, lo dice la circolare, le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo ci danno luogo a, diciamo, a situazioni critiche. In questo caso stiamo parlando di carichi permanenti prevalentemente e azioni di esercizio. Chiaramente è più complesso il caso dell'inadeguatezza quando stiamo parlando di azioni variabili che sono incerte nel tempo e nell'entità. La stessa norma nazionale, che è altra cosa perché vige sempre, non solo peraltro per il piano casa, si pone questo problema: ma andiamo tutti quanti nelle tende allo stadio? No, evidentemente la stessa circolare recita, è una valutazione complessa perché è correlata non a aspetti che sono deterministicamente noti, ma ad azioni variabili che vengono solo stimate e quindi non necessariamente ci assicurano che domani mattina quel fabbricato potrà collaborare. In questo caso la decisione che la circolare riserva al proprietario, al gestore, sia esso pubblico o privato, chiaramente deve essere a 360 gradi. Intanto non può prescindere dalla classe d'uso e dalla vita nominale restante che è associata a questo immobile, e deve essere operata in base alla gravità dell'inadeguatezza, alle conseguenze dell'inadeguatezza, alla disponibilità economica e alle implicazioni in termini pubblici e privati in comune. Quindi in qualche maniera è la norma tecnica nazionale, il DM ovviamente, che affronta la tematica e stabilisce quando io devo intervenire necessariamente e quando no. Va anche detto che comunque quello che io prima stavo illustrando è correlato alla interrelazione che voi dovete avere con il genio civile. Quindi semplicemente rappresentare che laddove si volesse utilizzare ci si volesse avvalere del piano casa per fare interventi sul proprio fabbricato, si sarà costretti a presentare la valutazione della sicurezza del fabbricato. E quindi è evidente che non si potrà eseguire un intervento ai sensi del piano casa se il fabbricato è dichiaratamente e oggettivamente, come voi ci documenterete, inadeguato a sopportare le azioni, le combinazioni di carichi. Questo è il problema ovviamente nel suo insieme. Come? Il problema esiste. Il problema è che in alcuni casi no, perché è chiaro che interventi abusivamente realizzati su tanti fabbricati molto spesso ne hanno stravolto l'originaria natura, per cui mi diceva il presidente prima chiacchierando, io posso far riferimento al precedente collaudo, è senz'altro un elemento che tu metterai alla base
nuova valutazione di sicurezza, ma non è l'unico, perché la norma tecnica per le costruzioni ti dice quello che devi andare a fare per verificare lo stato attuale di conservazione. Vedo che abbiamo finito. Il problema poi non è chiarissimo, supponiamo che io voglia ampliare di un poco la mia abitazione, faccio la verifica, ovviamente un edificio vecchio antico non rispetterà ovviamente la possibilità di superare il sisma da norma, quello previsto per la zona. Allora lì parlava anche di miglioramento, allora dico vabbè, faccio un miglioramento, ma chi stabilisce di quanto devo migliorare rispetto alla situazione preesistente, perché la cosa è accettabile? Questo è chiaro che va nel caso. Io posso aumentare dell'1%, dell'1 per 1000, dell'1 per 10.000, comunque uno. Ma questo è indipendente dal piano base. È un problema che si poneva. No, perché a questo punto, come si dice, fatta la legge, trovata il piano di migliore dell'1 per 1000, e tu non mi puoi dire niente. Ho fatto la valutazione è negativa, perché il mio fabbricato non posso portare il terremoto, però io ti aumento dell'1% la sua resistenza, infatti il miglioramento allora posso fare anche da 1 per 1000. Certamente, un professionista corretto. No, secondo me, perché nessun edificio non costruito dopo che si è esempio a Napoli e tutto è costruito senza essere progettato in una sede, così è andato in una sede, dove si può ricordare. Allora, la resistenza alle esercizi, certamente. Ce ne dovremmo scappare da casa e sappiamo bene che non è così. Allora, voglio dire, quando ci si scrivono queste cose, non è ovviamente una critica pure. Voi non c'entrate niente, bisogna stare molto attenti, perché bisogna guardare le situazioni oggettive di fatto. Allora, mentre forse nelle città diciamo più moderne, allora questo problema non si pone, ma nelle città grosse italiane l'80% del patrimonio edilizio è portato. Ma in effetti, come ho introdotto, questo è il punto chiave di tutto il piano casa, e sarà l'argomento, insomma, che forse sarà l'ago della bilancia che governerà quello che si potrà fare e quello che non si potrà fare. Vabbè, io ho finito, chiudo indicandovi il sito della nostra assessorata della Ufficio, nel quale noi periodicamente aggiorniamo le nostre circolari, la motoristica, insomma, tutto quanto produciamo in questa fase convulsa di trasformazione. Vi ringrazio. Passo a un centro di intervento. Che sottendiamo? No, la fa la cosa. Deve vedere là. Avvio. Nell'attesa che arrivi l'ingegnere Romano, che ci porterà gli attestati con i dati di CD, ci sentiamo una bella relazione dell'ingegnere Orlando e una precisazione che deve fare forse o tutte e due su quale riguarda il tubo vabbè, nel corso delle perfetto siccome parecchi di voi mi hanno fatto la stessa osservazione diciamo alla platea intera, e qualcuno mi chiedeva appunto come mai la Regione Campania non ha previsto la compilazione delle domande online, ma la motoristica che trovate adesso è un PDF, quindi la dovete scaricare e poi compilare manualmente. Non è che non ci abbiamo pensato. Volutamente in questa fase abbiamo preservato la omogeneità della motoristica per evitare quindi di metterla in un formato modificabile da ciascuno di voi, perché altrimenti poi ci saremmo ritrovati modelli da dover poi controllare in una maniera molto onerosa per noi. Quindi in questa fase qua è stata una misura di salvaguardia nostra, però ci stiamo lavorando, e quindi uno degli obiettivi è quello di informatizzare il processo in maniera tale che voi online, quando saremo pronti, potrete compilare le domande di autorizzazione e inoltrarle per via telematica. Chiaramente non è un processo semplicissimo da attuare e prevede diversi passaggi, alcuni anche abbastanza complicati dal punto di vista tecnico, però ci stiamo lavorando, e anche in questo caso la collaborazione degli ordini e delle collegie è fondamentale, e mi riferisco in particolare alle firme e certificate, cosa per la quale non so se vi siete già attivati. Basta, dico altro, poi ci riparliamo dopo per il punto. Prendo spunto, domani abbiamo questa riunione a Roma, infatti ho detto che proprio domani dobbiamo fare questa assemblea del Presidente, proprio perché c'è stata fatta una convenzione dal Consiglio Nazionale e a Roma
proprio per i kit di firma digitale, esclusivi per tutti gli iscritti all'albo, quindi non iscritti solo alla, al collegio e il cassa, ma anche solo collegio. Per cui domani ci dovrebbero dare delle disposizioni più chiare. Noi già abbiamo nominato l'IR, così chiamata come IR, che sarebbe la responsabile poi dell'attivazione e della revoca della firma, perché può succedere che qualcuno si cancelli e tempestivamente deve essere subito disabilitata la firma digitale, perché altrimenti è troppo comodo, qualcuno continui a lavorare anche in questi casi. Comunque è un a breve vi arriverà a tutti gli iscritti una circolare che ho fatto io, proprio dove ci sta delle indicazioni, sono ancora delle indicazioni generali e domani dovremo apprendere qualcosa di più effettivo, quindi però noi già siamo pronti, già ho nominato la responsabile, la signora Matucci, che provvederà all'attivazione delle firme e con la consegna del kit proprio fisicamente a ogni iscritto. Quindi andremo, ci siamo mossi da questo punto di vista più o meno, i giovani si muovono sempre abbastanza velocemente. Non perché voglio andare, però. E questo è proprio. Dicevo, in attesa che arrivi Alessandro Romano con gli attestati e i CD relativi, ci affidiamo alle ottime mani dell'ingegnere Orlando per questa ulteriore illustrazione e poi quella precisazione che dovremmo fare. Non so se il professore se n'è andato, lo vedo più. Quindi, ok, buona continuazione.